pubblico, amici, appassionati, miei fans, sì, dai, tempo per i selfie c'è dopo, dai. Allora, benvenuti a questo ennesimo appuntamento di oggi. E come dice la canzone, voglio tornare negli anni 90. Voglio tornare negli anni 90. Le dischi in bolla e la gente che salta, con il petrolio a 0,90, la tipa 90 e la musica dance. Voglio tornare negli anni 90, le dischi in bolla e la gente che salta, con il petrolio a 0,90, la tipa 90 e la musica dance. Nelle noire, al festival bar, al tempo di quando era il boom della Fanta. Bim bum ban, il pupazzo one, ai piedi nel Reebok pump. Chicago Bulls, le Nike, Dunk, il gara di leva col piaggio. Bestemmie per il rigore di Baggio. A fare il gangsta, con la Condor ad aria compressa. Mi registravo in musicassetta, BMX, Sell, la mia bicicletta. Ancora quei soldi per la paghetta, lento e violento nella selecta. Senza la fissa del fisico, capo dei capi col risico. Vestiti come i cartoons, guardando i Looney Tunes, piangendo per Sailor Moon. Stasera in centro chi c'è? Corona accanto un playback, altro che trash. Voglio tornare negli anni 90, le dischi in bolla e la gente che salta, con il petrolio a 0,90, la tipa 90 e la musica dance. Voglio tornare negli anni 90, le dischi in bolla e la gente che salta, con il petrolio a 0,90, la tipa 90 e la musica dance. Questa è una roba di DJ Matrix, quello che ha fatto anche Balla come il Papu, in collaborazione con Paps and Scar, che erano, mi ricordo, lui veniva da Radio 105, poi dopo vi vedremo in mente, dai, e chi erano di Paps and Scar. Paps sicuramente si chiamava Emanuele, poi dopo, vabbè, dai, sarò tanto. Tanto a voi, chi ha fatto questo disco, non ve ne frega nulla, lo so, eh. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Gigi. Era ogni tanto qualcuno ha voglia di sentire qualche diretta di nuova, ma oggi vi deludo perché sarà una diretta tutta dedicata ai brani degli anni 90 che sono stati indubbiamente rifatti o saccheggiati in questo ultimo periodo, ragazzi. Beh sì, oh. No, perché poi piano piano che ve li faccio sentire voi li scoprirete sicuramente. Comunque, ciao a tutti ragazzi, ascoltatori di RDN Radio Discoteca Network, chi mi ascolta su YouTube, sperando non mi tagli le canzoni, su Mixcloud, perché bisogna dire una cosa, che tutto questo revival degli anni 90 nasce per colpa sua. Gala Rizzalo, perché viene dal New Jersey, quindi italo-americano. Il produttore Maurizio Molella e Phil J. Colpa anche di Will Grigg, eh? Will Grigg's on fire. The defense are terrified. però ragazzi, my love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love,
what he's looking for. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire. Na 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 na. Questo coro nasce come cresce in giro, perché questo Will Grigger era un giocatore dell'Irlanda del Nord, e quando era stato comprato dalla squadra di Serie B inglese, ovviamente questo era un bidone, ma era un giocatore talmente simpatico, e loro avevano conato questo coro: Will Grigger è un fire, praticamente segna sempre, le difese sono terrorizzate, hanno paura. Vabbè, tutto nasce di qui, ragazzi, Poi prosegue con questo disco, ovviamente il super DJ olandese Tiesto decise di fare insieme a Torres questo brano qua. Voi la riconoscete, perché poi questa è la prima versione del 1998, dove Gigi D'Agostino in questo album lo chiamò L'Amour Toujours, perché questo album voleva essere giusto un tributo per un suo grande idolo musicale, che si chiamava, perché purtroppo era morto poco prima, si chiamava Jacques No, che era un produttore francese, che è praticamente un sperimentatore di musica techno pop. Fra l'altro aveva fatto Amour Solitaire per Lio, chi ha 50 e rotti anni come me se lo ricorda,
e aveva sviluppato delle sonorità stupende che poi lui aveva rielaborate in La Passione. Voi dite sì, era bella questa la prima versione, ma quella che è diventata mitica è questa qua, con questo ritornello qui. Anno 2000, si chiamava Techno Tanzen Remix, eh? Ovviamente, voce di Sagirei, Gigi D'Agostino alla produzione, L'Amour Toujours. Che questo disco non fa parte ormai del mito musicale non solo degli anni 90-2000 ma anche di questo 2020-2023, il coro Poporobo, oh come mai, vabbè, insomma, è diventato mitico. Gigi D'Agostino, e mi sembra il giro dovrebbe essere del giovanissimo a quei tempi Luca Leoni, che era il suo, diciamo, aiuto tastiera, vabbè, insomma. Possiamo stare qui a ragionare quello che
che volete, perché poi dopo il ritorniamo alla nostra, come mai i dischi degli anni 90 sono stati, sono perché piano piano c'è stata una sorta di escalation, no? Si è cominciato con il primo disco, è stato Free From Desire, poi L'Amour Toujours, poi dopo è arrivato David Guetta, Play Hard, ve lo ricordate? Era anche la sigla delle partite su Sky. Voi direte, ora riconoscete la tastierina, anche perché l'hanno rifatta nuova è in programmazione da poco, titolo originale Better Off Alone. Loro venivano dall'Olanda, si chiamavano Alice DJ. Music in the mix. 1990. Ascoltate bene questa versione, presa dal vinile originale targato 1993, voce di Jenny B. The Rhythm of the Night. I know you wanna say it. You just put some joy upon me.
beh, qui c'è anche un po' un mix di vari pezzi, no? Allora, il ritornello è stato scritto da Spagna, fratello, per Spagna Ivana, che nel frattempo stava lavorando su dei successi italiano. Poi l'inciso era un disco delle olandesi Say When, Save Me. Poi nel break musicale c'è JD, Plastic Dreams, tutti i dischi, tutti poi pezzi che sono stati riconosciuti ovviamente dal team della DWA, quella che una volta noi, ve lo ricordate come lo chiamavamo? La DWA, no? Che giustamente si doveva dire DWA, perché a un certo punto erano veramente un team di produzione internazionale. Cominciarono con Corona, poi con Network, poi Ice MC insieme ad Alexia, insomma, roba che successi ne sono arrivati in maniera incredibile. The Rhythm of the Night perché? Perché i Black Eyed Peas l'hanno rifatta per la colonna sonora del film Bad Boys for Life, poi l'hanno rifatta anche i Bastiglia, insomma, anche questa, giustamente, perché penso che tuttora sia il disco di musica dance prodotto in Italia più venduto nel mondo, più venduto anche degli Italo, come potevano essere Self Control e Dolce Vita. Quindi pensate che roba, eh? E la battaglia è dura, con questa qui. Forse questo è andata in qualche nazione meno, però mi caberebbe saperlo, vabbè. David Guetta e Bebe Rexha l'hanno fatta diventare I'm Good, no? Però il pezzo è questo. Sogno di essere tutto blu, voglio essere tutto blu, vivo, vedo tutto blu. Eiffel 65.
caro David, cara Bebe, che poi io ho, leggendo in rete, durante un'intervista in America, fra l'altro, dove il brano era stato popolarissimo, David Guetta disse che l'idea di rifare questo brano gli era venuta nel 2018, che poi per la praticamente non c'era nessuna che in quel periodo avesse voglia di cantarla, perché c'erano poi proprio poi durante il lockdown, durante la pandemia, scambiandosi cantati con le sue varie cantanti, da Bebe Rexha, Zara Larsson, eccetera eccetera, Bebe fu quella che praticamente subito, buona la prima, gli cambiò, gli cantò bene questo nuovo ritornello di Blu con le parole cambiate. Comunque Eiffel 65, ve lo ricordo, Gabri Ponte, Mauri Lobina e Jeffrey J e Goffredo Randone. Vabbè, comunque vi ricordo che bene o male poi Blu è una musica elementare, era preso da uno studio che si faceva per il pianoforte da bambini per sgranchirsi le mani, che negli anni 90 a volte si faceva per provare le tastiere. Praticamente Maurizio Lobina stava provando le tastiere, Jeffrey ha sentito questa melodia che gli piaceva, ne parla a Gabri Ponte, con cui aveva lavorato ai tempi di Blue Steam, e gli viene in mente di farci un testo idiota, ma così, tanto per provare come viene il brano. È venuto fuori un brano che è dal 1998, che fa storia. Torniamo indietro al 93. Ora, sentendolo ora, Alexander Hathaway ha ancora come aveva una bella voce, veramente. Per anni è stato simbolo, sigla del Festival Bar. Don't Hurt Me si chiama infatti il rifacimento, insieme a Anne-Marie, cantante dei Clean Bandit, fatto da David Guetta. E poi quando sento Baby Don't Hurt Me mi viene in mente il ritornello Baby Due Colpi del mio amico Beppe, cantante dei Susie Q.
due colpi. No more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ma perché mi avete preso? Per uno Zulu. Serie B. Come bucio di culo. Te lo giuro, Telly. Io smetterò di giocare. T'ho lasciata sola nel giorno del nostro anniversario. A Natale, a Capodanno. A Pasqua. Io pensavo di fare. E la cosa che non è magà? Madonna mia, che ansia terribile. Ma tu devi parlare il lombardiano, l'italiano lombardo, come tuo papà, no, tu. Ma che stai a dì? Ma quale di Pino? Ma rifatti i denti. È peccato sì, io sto a cercare mia moglie che è un pezzo di figa, invece ho trovato te che sei un froscio che... Metto sia l'originale che il rifatto, sì che non ho problemi. Be My Lover di La Bush, fra l'altro... È andata partita la buccia, ma doveva partire un altro pezzo perché avete sentito Vacanze di Natale del 1995, che molti di voi si ricordano la gara sulla neve, no? La discesa della morte. Doveva partire questo pezzo qui. La discesa della morte con la musica di Scatman. Oh. Black Eyed Peas. Ciao ciao. Black Eyed Peas. Ora ve lo facciamo noi. B come Buscio. Out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. My message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all asked out the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you. It's why you're still sleeping, the saints are still weeping. Those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Ricordate? La discesa della morte, no? Quella di Boldi e poi arriva quello con la tazza, no? E vabbè, mi ricordo, era clamoroso perché c'era il trailer che non lo reggevi più, c'era questa discesa con tutte le peggior cose sulla neve e la musica di Scatman. Allora, Bailar Contigo è stato dei Black Eyed Peas, è stato ripreso di questo brano qui, perché i Black Eyed Peas proprio, sai, fra Rhythm of the Night, Scatman, ma soprattutto ha ripreso con Simply the Best, un disco che noi chiamavamo Disco Ibiza, perché si pensava che si potesse suonare solo a Ibiza, invece non era vero nulla, Tra l'altro prodotto da un DJ, purtroppo, che era per via di un incidente in sedia a rotelle, si chiamava Paul Johnson. We'll be right back.
tick-tock, tick-tock, yo. Tick-tock, tick-tock, yo, yo. Girl, if you give me the sexiest wine. Girl, if you move your body one side. Girl, if you give me the sexiest wine. Tick-tock, tick-tock, the sexiest wine. Girl, if you give me the sexiest wine. Girl, if you move your body one side. Girl, if you give me the sexiest wine. Tick-tock, tick-tock, the sexiest wine. Yo, it's a Friday, or your birthday, girl, why loud card, it's another your birthday. You a hype one, girl, you a right one, girl, just keep on doing it all night long. Just breathe up, girl, and a fight, man, chemistry. Come groove with the vibe and roll to the fiction, roll to the quiet, to the pure, really, really. That's alright, man. Hey, girl, I'll be a hype man. Hey, girl, you want me like and you want me type man, you want me right and never leave by my side, girl, you titan, girl, you neat and chippy teeth, and I wanna take you back home for your weekend. Feature your peak and brown skin, girl, just give me that brown skin. Girl, give me the sexiest wine. Girl, if you move your body one side. Girl, if you give me the sexiest wine. Tick-tock, tick-tock, the sexiest wine. Girl, if you give me the sexiest wine. Girl, if you move your body one time. Girl, if you give me the sexiest wine. Tick-tock, tick-tock, the sexiest wine. If you're ready for you have a good time, girl, if you give me the sexiest wine. When me a peep on the track, girl, bounce it like that. Call him love for you, hear me right. So me tell her you're fine. And me want me and her to combine. Give her the time in the room combining. And now she's living on cloud nine. To the head, be a shot touch it, they can feel fine. To the head, be a shot touch it, they can feel fine. It's easy, the girls over easy. We ever go and keep it lying. None of them can't block me, sure stop me, don't matter how them do. Girl, if you give me the sexiest wine. Girl, if you move your body one side. Girl, if you give me the sexiest wine. Tick-tock, tick-tock, the sexiest wine. Girl, if you give me the sexiest wine. Arriva Pierluigi Pardo. Chi era che presentava Tiki Taka? Eccola. Benvenuti come lunedì sera da Pierluigi Pardo per parlare di calcio con no, quella è Claudio Genta, fanno tutti i convocati, no? Poi c'era chi c'era? Ah, c'era Piccinini, pericolo! Poi c'era fischi per lui! Non va! Sciabolata! C'era anche Piccinini, sì, alla trasmissione di Tiki Taka. Comunque, parlate voi, chi mi conosce bene sa che mi chiamo Pierluigi Pardo, che lui si chiama Pierluigi Pardo. Abbiamo le stesse passioni per il cibo e la stessa stazza, solo che lui mi sembra sa parlare 5-6 lingue, perché io mi ricordo quando c'erano i mondiali in Brasile, questo parlava il portoghese come se nulla fosse. Complimenti, che poi fra l'altro come telecronista lo trovo anche molto molto simpatico e molto bravo, molto competente. E poi soprattutto ho notato una cosa, che da quando lui è praticamente direttore a piano in mano di DAZN, quando entrano le squadre in campo fa ascoltare i cori di tifosi, e se poi cantano l'inno lui impone ai telecronisti di abbassare la voce per fare sentire l'inno dei tifosi mentre cantano. Vedi? Lo sapevi? Vedo che sei stato bravo, perché Emanuele Cozzi, Coro, Emanuele Cozzi, Carlo Alberto Rossi, bravo, vedo che l'attacco era di Master and Servant dei Depeche Mode. Ah, TikTok fra l'altro conteneva No Limit dei Two Unlimited, che era la passione del mio amico Paolo, anzi un amico, mio cugino.
Emanuele, con Emanuele ci siamo conosciuti negli studi, a quei tempi si chiamava Rete 105, e c'era la Discomania, non so se ve la ricordate, e lui proprio era una colonna portante soprattutto della fonica di Radio 105, detto Paps perché lo chiamavano Paperino. E vabbè, una roba, ma qui si parla di amico, e sono 30 anni fa, sì, 92-93. Poi dopo lui fece questo insieme a Roberto Rossi, questo, e Talisa, che era Manuela Gubinelli, che tra l'altro conoscevo anch'io quando frequentavo Milano per andare a comprare i dischi, e mi proposero questo pezzo qui, e subito ma a te non ti si sgama, no? Come lo misi sul disco, perché in quei tempi si usava, no? Dare il disco, me lo ascolti, appena parte, it's so long, Depeche Mode, no, dichiarato, c'era la clearance, me lo ricordo, ho avuto la clearance, quindi, perché poi gli inglesi erano diversi dagli italiani. Gli italiani, se gli prendevi un campione, per l'amor del cielo, la clearance non te la davano mai, che praticamente sarebbe il permesso a suonarla, mentre invece gli stranieri con la clearance, figurati, già vedevo i venditori in Inghilterra dei dischi dei Depeche Mode, i discografici, pronti a sfruttare la clearance di Because the Night, che ebbe un grandissimo successo, per rilanciare l'album dei Depeche Mode, che si chiamava Speak and Spell, dove c'era questa Martyr and Servant, e dove c'era anche Just Can't Get Enough, quando c'era ancora Vince Clarke, che poi è diventato il tastierista degli Yazoo. Voi ora dite, ora basta, non ce ne di altre. Anche perché abbiamo trovato anche come Pups and Scare, cosa hanno fatto i nostri stasera ragazzi. La luna, ci porterà il nostro Cristian Cherubini, e questa è roba sua, Cree è roba tua, Pups and Scare, Mirage, la luna. Questa è una cosa tecnica nostra, Cree, Roberto. Non ce l'ho fatta andare tutta dritto, bisogna andare in fascia, è roba per noi, preparati lo stacco, c'è da andare in fascia. Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna, fortuna, la luna, stasera la luna ci porterà fortuna, la luna, fortuna, la luna, stasera.
Natale non ti drogare, neanche a Pasqua, a Carnevale non ti drogare per Natale. Chi era, caro Christian, che sei sempre qui con me? Te lo ricordi? Sono in discoteca, il PR della discoteca Chiticaca di Orbetello, tutto marsupio, poco cervello, e c'aveva questo ritornello. Per Natale non ti drogare, non ti drogare per Natale. Rifatto da Kevin McKay, quello dei Glasgow Underground, che ha rifatto anche Gimme 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 degli ABBA, quindi insomma uno che è andato bene, ha rifatto questa Tom's Dinner di Sudan Vega, che è stata ripresa anche da che negli anni 90 era stata ripresa con la base ritmica di questi DNA, che dove DNA stava per Dave and Andy, che erano due DJ inglesi che fra l'altro non so che fine ne abbiano fatto, avevano fatto una cover della Serenissima, però qui non siamo negli anni 90, perché questo è del 2009-2010, sei come la mia tete, sei dentro la mia tete. Quante volte abbiamo messa quest'inverno? Versione originale, la voce di Vika Gigulina, produzione Edward Maia, vabbè, da Romania. Sicuramente ve la ricordate perché molti di voi l'avranno ballata tantissimo. Comunque, insomma, è un brano che comunque se lo riproponi funziona ancora. Ah, il titolo? Vabbè, Stereo Love.
Edward Maia, Vica Gigulina alla voce, il brano si chiamava Stereo Love, anche se si sta parlando degli anni 90, questo è un brano del 2009, ma naturalmente molto spesso viene inserito nelle playlist che fanno capo agli anni 90, sicché non ci si vergogna di nulla a questi punti, eh. Questo era anni 90 vero, eh? Era il pagante, voi i giovani! Sì, il pezzo del pagante, ma questa è la versione originale, il Sound Lover di Molella. È arrivato il solito foglietto. Allora, vamos a balar, nuova versione 2023 di Gabri Ponte. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. E fra l'altro, nel nuovo album di Paolo e Chiara si chiama Per Sempre, quello dove c'è Furore e Mare Caos. Oh, va bene, ho capito. Però poi io nel frattempo, nella confusione, mi è parso di sentir Ciclone, no? Ah, sì, ecco, vedi che mi era parso bene allora. Come ti è parso male? No, mi è parso bene, eh? Mi è parso bene, ma forse perché l'altra sera eravamo insieme a vedere il Ciclone, la famosa scena del motorino. L'ho sentito bene, va. L'altra sera hanno ridato il Ciclone, mitico film del 1996. Quando arriva questa musica qui, una delle scene più incredibili, oltre a quella della sifonella. Every heartbeat is a miracle, simply breathing out and breathing in. Every planet in the system, every distant star, dances still master rhythm, beating for all eternity. Soul. Rhythm is the power of creation.
magic. The rhythm is scary. Surrenders to the power, rhythm holds the key. Spirit opens like a flower, breathing for all eternity. Oh, the rhythm is magic, feel it in your soul. Rhythm is the power of creation in every living thing. The force within, the rhythm is magic, the rhythm is gay. La magia del ritmo. Fantastica, chi c'è la, sono tutte le ballerine, la Lorena Fortezza, poi c'era la bellissima in quel film Natalia Estrada, che facevano, diciamo, si facevano un allenamento di flamenco con un brano che è flamenco, non era, perché Maria Claire Dubald è argentina, ma la cosa più bella è quando arriva Leonardo Pieraccioni Levante col motorino, mi sono fatto niente. Voi direte, ma la musica del ciclone non era quest'altra, quella, questa qui, anche questa, questa era di Otmar Liebert, che era un chitarrista ungherese. Devo essere sincero, l'ha scoperta un ragazzo che lavorava alla Ricordi, che si chiama Marcello, che era un esperto. Gli venne in mente di proporre al team di Leonardo Pieraccioni questo brano, di usare come brano flamencato. Invece The Rhythm is Magic, quella di Bana, sapete chi è che... Allora, il film è del 96, il pezzo è del 94. Lo volete sapere chi è che l'ha scelta questa canzone qui? L'ha scelta un grande amico di Leo, l'ha scelta Carlo Conti, praticamente. Sì, te di dai, La scienza Carlo Conti era un brano che era andato abbastanza bene qualche mese prima, poi fu definitivamente rilanciato, fu addirittura remixato. Poi, ma noi proseguiamo ancora su questo discorso degli anni 90, perché poi dopo vengono fuori delle cose tamarre incredibili, no? Come questa roba qua che mi hanno fatto sentire l'altra sera. Ero un 18° compleanno e mi hanno detto, senti, io c'ho un pezzo, una gazzarrata, me l'ha fatto sentire, ho detto, senti che gabbionata, senti, ve lo immaginate, no? Prendete degli energumeni a petto nudo, li mettete dentro un gabbione, li mettete questa musica qui e poi li fate picchiare l'un con l'altro, no? Senti bello, senti, vedete che come picchiano, botte da orbi. Però ha una cosa incredibile, che a un certo punto io ho detto, eppure questo pezzo qui lo conosco, e io ho detto, non ci posso credere, davvero, Ora voi, in questo momento la gabbionata sta per arrivare e viene fuori un brano che sicuramente gli amanti degli anni 90 riconosceranno. E come si riconosceranno? Diggy 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 bong diggy bang, him a Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put on the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Venetian, Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican. Boom diggy 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 bong diggy bang, him a Italian.
Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put on the earth and the Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican. Boom diggy 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 boom diggy bang, the Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put on the earth all kind of man, Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican. Too many people them are talking about peace, but the war and the world, but it just can't seem so. Boom diggy 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 boom diggy bang, unity that's a band and you know that's strong. Chinese and the Russian and the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican. Too many people them are talking about peace, but the war and the world, but it just can't seem so. Boom diggy 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 boom diggy bang, unity that's a band and you know that's strong. When you take a look on the television, no gunshot and blood, never no program, never vibe, but you know that can't run. Senti, ma l'hai visto quanto dura? Durerà se no 2 minuti. Ma ti immagini 2 minuti qui, botte da Orbi, in quel gabbione lì, bom bom bom. Che spettacolo. Va bene, il brano si chiama Jamaican. Il produttore è Diction DJ, remixato da Luca Agnelli, che qualche anno fa lanciò un brano mitico che si chiamava Relight Orchestra. Questo Jamaican è ovviamente preso proprio il rappato di un disco storico che ha fatto, che vabbè, chi segue gli anni 90 non può ricordarsi di questo disco qui, perché è un disco che ha fatto storia. No, non è questa, eh. Voi dite, come mai ancora non l'abbiamo messa? Semplice, perché ce l'avevamo dimenticata. Vabbè, disco rifatto 367 volte, vabbè. Robert Miles, ovviamente Children. Epilogo, vamos a ballare del 99, fine anno 99, perché era il periodo che era Sarabanda. Poi per un attimo mi ricordo, lo sentì la prima volta e rimasi che questo pezzo di quale Chiara disse, questo non deve uscire, che non ha fatto uscire a fare, è un disco per l'estate. Infatti rimase lì 2 o 3 mesi, come arrivò il sole la Sony decise di rilanciarlo.
Questo era Children di Robert Miles, il famoso disco fatto nel garage vicino a Udine, e poi purtroppo il disco dopo, fatto nel mega studio di Londra, non ebbe lo stesso successo. Ah, questa è la versione, quella con la fine, eh? Questa è la versione, ah, quella che abbiamo fatto noi, quella un po' più corta che dura 4 minuti per metterla in radio. Se siete magari in giro e dite, ma che radio è questa? Questa è una radio che arriva dal web, si chiama RDN, dove RDN sta per, metto l'eco, Radio Discoteca Network. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. Ecco dove viene il bondi, 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 bondi. Me lo levate il più piacere. So find the feeling. Gran finale e la pista esplodeva. Bom dege 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 bong dege bong. Passaggio stupendo. Sul disco c'è scritto solo Ice MC, eh? Allora, il primo disco di Ice MC si chiamava Take Away the Color e c'era questa voce che già piacevano. Tutti sapevano che era la cantante di un gruppo che si chiamavano i Brother Machine, ma in questo brano tutti si chiedevano chi era questa bellissima voce, di questa bellissima voce femminile. E lei era la voce di Alexia, Alexia che era, è stata una scelta che ha fatto Robix, Roberto Zanetti, nonché Savage, che in quel caso ha deciso prima di tutto di fare, il disco è prodotto da lui, un brano inedito, mentre gli altri brani di Corona si componevano di brani già presi
naturalmente accreditati, già presi. Lui andava anche Corona di Rhythm of the Night, una sorta di alchimia fra un ritornello inedito e di un inciso edito, così anche per Baby Baby. Invece Think About the Way è un brano completamente scritto da Robix, cantato e rappato da Ice MC e cantato dalla voce di Alexia, che nel disco dopo apparirà finalmente accreditata in It's a Rainy Day. Dopodiché comincia la carriera di Alexia negli anni 90, 96, e lì comincia tutta la cosa annosa di Alexia, la musica commerciale, la musica progressive, insomma un po' tutto quello che poteva succedere. Ecco, qui io sto notando che sta succedendo determinate cose, perché eccolo, ora è partito, ho capito cosa è successo prima, oh. Se non mettete bene i cavi per decidere, possono succedere queste cose qui. Vabbè, ma ai nostri radioascoltatori web non interessano. Interessa sapere che la storia di Alexia, che poi arrivò The Summer Is Crazy, Me and You, insomma, forse secondo me andava giusto, è stato giusto metterlo in fondo, perché Alexia è la voce degli anni 90. Lei insieme a l'altra ragazza, Sandra Chambers, Simon J e anche in parte Jenny B, che vi comunico, ci sarà una notizia incredibile. Jenny B sta preparando il remake ufficiale con un produttore americano di The Rhythm of the Night. Jenny B, che era la voce vera del disco, con una produzione attuale, e uscirà fra poco per un'etichetta di Miami, Florida. Ora non ho capito bene chi è il DJ americano che la produce, però insomma la situazione è così fatta. Ma noi siamo, no, che ci fa questo qui? Ma cosa mi fate? L'unica cosa che non mi dovete far sentire, non la voglio neanche vedere, quella roba che mi avete fatto vedere online prima, perché mi sono veramente aborrito proprio. Avete il coraggio? No. Jordi, rifatta in inglese? No. Everything is gonna be alright. We're swimming in the starlight. Be one of us, come feel the glow, the creatures of tomorrow. Sia ben chiaro, sono tedeschi, of tomorrow. Everything is gonna be alright. Come join us in this bright light. You feel the joy before you know the creatures of tomorrow. Allora, ora io praticamente, ora io mi scuso con i radioascoltatori per aver fatto sentire questa roba improponibile. Mi scuso anche con
Luvi e anche Cristiano De André con la signora Dori Ghezzi, perché io non lo volevo mettere, però purtroppo in rete gira. Si chiamano Italo Brothers, il titolo mi rifiuto di ricordarmelo, è una rilettura, una via di mezzo, ovviamente nella tribe di Gabri Ponte, guarda mi viene anche da tossire, di Jordi, che vi ricordo era un brano storico di Fabrizio De André. Via, stavolta è finita davvero, davvero, vi saluto, dai. Abbiamo concluso male, ma abbiamo concluso.